Buongiorno bambini, eccoci alla nostra lezione di inglese. Allora, come promesso, pagina 43, ci sono delle domande che dobbiamo rispondere. A queste domande vorrei rispondere con voi, dovevamo farlo ieri nella lezione, ma purtroppo con i tempi non ci siamo stati, le facciamo domani, ok? Andiamo direttamente a pagina 44 e guardiamo i lavori che ci sono da fare. Allora, ascoltare questa lista di attività, questa routine: get up, have a shower, have a breakfast, go to school, have lunch, go home, do sport, have dinner and go to bed. Ascoltate, mettete il check, potete farlo anche qui direttamente in digitale, alla risposta corretta. Questo lavoro non dovete inviarlo. Andiamo avanti. Ask your friend and complete the chart. Che cosa sta chiedendo questa bambina al suo amico? What time do you usually get up? At 7 o'clock. Benissimo, ovviamente non possiamo fare delle domande ai nostri amici. Possiamo o farle ai nostri genitori o possiamo tranquillamente inventare. Guardate un po', la domanda che dobbiamo fare è sempre la stessa. What time do you usually get up? What time do you usually have a breakfast? What time do you usually go to school? Benissimo. Individuate tre persone e rispondete alle domande. Ok, che cosa dovete fare? Che cosa vi chiedo di fare? Questo lavoro non dovete farlo su questa tabella, ma dovete farlo su un foglio. Dovete scrivere. Adesso è arrivato il momento di scrivere un pochino. Quindi, la domanda è sempre la stessa. What time do you usually get up? Ok, e rispondete. At 7 o'clock, se Giacomino si alza alle 7 in punto, poi mettete Mattia e mettete Paolino, ok? Scegliete voi tre persone e questo lavoro va fatto su un foglio, ok? Quindi, domanda: What time do you usually get up? E scrivete a fianco la risposta. Lo fate per tre volte, per i tre personaggi. Quindi, what time do you usually get up? At 7 o'clock il primo, at 8 o'clock il secondo, riscrivendo sempre la domanda. Finita questa fase, andate alla domanda successiva. What time do you usually have a breakfast? E rispondete per uno, per due e per tre, riscrivendo sempre le domande. Ok? Chiaro? È un pochino lungo, ma non vi preoccupate. Sarà abbastanza. È molto molto semplice, dovete solo individuare. Se preferite, vi completate prima la tabella e poi rifate le domande, ma l'importante è che iniziate un pochino a scrivere, ok? E questo lavoro dovete inviarlo. A pagina 45 c'è un testo con una tabella. Leggiamolo insieme e guardiamo e lo traduciamo. Hello, my name is Senet. Ciao, il mio nome è Senet. I usually get up at 8 o'clock in the evening. Vedete? Iniziano a comparire gli avverbi di tempo che abbiamo studiato all'inizio della sezione. Allora, io di solito mi sveglio alle 8 in the evening. Attenzione, di sera, di notte. At half past 8, I often have a Big Mouse for breakfast. Di solito, no, scusatemi, alle 8 e mezza. Often, avverbio di tempo, spesso, spesso, per colazione mangio un grande topo. Non sarà una persona. I never have a shower and I never get dressed. Io non faccio mai la doccia e non mi vesto mai. Vedete? Never, never. Gli avverbi di tempo, mai. Quindi non faccio mai la doccia, shower e non mi vesto mai. Ma I always go to the park at 9 o'clock in the evening. Ma, avverbio di tempo, ma sempre vado al parco di notte alle 9 di sera. I like climbing on the tree. A me piace tantissimo arrampicarmi sugli alberi. Mi sa che non è proprio una persona, vero? Ai mangiatopi, si arrampica sugli alberi, vive di notte. I usually have fish for a midnight snack. Usually, un altro avverbio di tempo.
Di solito, come spuntino di mezzanotte, mangio un pesce. Andiamo avanti. At 5 o'clock in the morning, I do sport with my friends. Alle 5 del mattino, faccio sport con i miei amici. At 6 o'clock, I have a dinner. I drink milk, I like it, it's so yummy. Alle 6 del mattino faccio cena. Bevo il latte. A me piace tantissimo, è delizioso. At 7 o'clock in the morning, I am very tired and always go to bed in my small sarcophagus. Alle 7 del mattino sono davvero molto stanco e always, sempre e sempre vado a letto nel mio piccolo sarcofago. Abbiamo capito che è un gatto mummificato, ok? Che cosa dovete fare? Il mio consiglio è quello di sottolineare tutti gli avverbi di tempo che già abbiamo studiato, always, usually, often, sometime and never. Li sottolineate e vi completate questa tabella. Sulla sinistra mettete tutte le azioni, ok? Che compie il nostro amico gattino. La frequenza, quindi l'avverbio di tempo con la quale avvengono queste azioni, l'ora a cui avvengono e la parte della giornata, quindi in the evening, in the morning. Benissimo. Completate questa tabella e me la inviate. Vi consiglio di copiare questa tabella su un foglio, perché poi farla in digitale diventa un pochino difficile. La copiate, fate una tabella con queste quattro colonne, la completate, fotografia e me la inviate. Ok? Quindi potete tranquillamente lavorare in questo modo. È un bel po' di lavoro, ma sono sicuro che riuscirete a farlo per martedì. Ok? Ci vediamo domani. Buon lavoro. Ciao bambini.